E allora buonasera, buonasera e bentornati nella zona bianca di Rete 4. Questa sera abbiamo l'onore e il grandissimo piacere di intervistare faccia a faccia con il ministro degli interni Matteo Piantedosi, per la prima volta ospite in un programma Mediaset. Vado subito a salutarlo. Buonasera ministro, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per essere nella zona bianca questa sera. Buonasera a lei direttore, grazie a lei per l'invito. Allora, noi spesso partiamo nei nostri discorsi da dei numeri, spesso i numeri danno l'idea molto più di tante parole di quello che accade. Partiamo dal numero 2, perché lei ha vietato per 2 mesi le trasferte ai tifosi di Napoli e Roma dopo gli scontri di domenica scorsa nei pressi dell'autogrill sulla 1. Le faccio subito la difficoltà di chi in qualche modo critica questo suo provvedimento, un provvedimento che colpisce, secondo alcuni, anche chi non ha fatto niente. Come lo giustifica? È un provvedimento che è stato adottato per motivi di ordine pubblico, come prevede la legge che attribuisce uno specifico potere al Ministro dell'Interno da questo punto di vista. I fatti sono stati sotto gli occhi di tutti e sono stati di una estrema gravità e quindi bisognava dare un segnale e prendere atto anche un po' di alcune complicazioni che queste due tifoserie davano negli ultimi tempi, e quindi abbiamo adottato questo provvedimento che tuttavia non è l'unico che verrà adottato, quindi come dicevo è un provvedimento di carattere generale di tutela dell'ordine pubblico, ma sono in corso delle indagini della Polizia di Stato per individuare i responsabili specifici di quei fatti e quindi poi di assoggettare le persone ai provvedimenti individuali che pure saranno emessi. I 4 tifosi arrestati sono subito usciti, è la dimostrazione che vanno cambiate le leggi, ministro? Ma guardi, io poi da questo punto di vista, in questo caso specifico, non tenderei ad attribuire una particolare importanza a quello che è successo, rispetto sempre le decisioni della magistratura che hanno riguardato solo la sanzione, diciamo il provvedimento di natura cautelare, del resto non è che in questa fase si potesse fare di più, però rimane il procedimento penale a carico di queste persone e di altri, e quindi l'imputazione che verrà loro contestata e quindi la possibilità in seguito di assoggettarli alle responsabilità penali e, come dicevo, anche di carattere amministrativo, individuale. Quindi non credo che sia un dato di particolare importanza, né annetto alla norma così com'è una particolare importanza per reprimere e prevenire casi futuri di questo tipo. Ancora un numero, il numero 3, perché 3 sono le città coinvolte nell'operazione sicurezza delle stazioni. Stiamo parlando di Roma, Milano e Napoli. Ministro, da quando possiamo aspettarci delle stazioni realmente più sicure? Guardi, noi siamo partiti nei giorni scorsi dalla capitale, da Roma. È un progetto che ho voluto condividere anche con i sindaci delle 3 aree metropolitane più grandi del Paese, presso le quali ci sono le stazioni che sono un po' la porta d'ingresso anche nel nostro Paese e che presentano questi fenomeni in maniera molto più visibile e molto più deteriore. Come dicevo, siamo partiti da Roma, ma partiremo già da domani anche nelle altre 2 città, Milano e Napoli, oltre che Roma. Sono servizi con i quali noi ci ripromettiamo di restituire sin da subito un'immagine più di decoro maggiore e anche di rassicurazione dei frequentatori delle stazioni. Quando questo potrà rendere visibile l'allontanamento di certi fenomeni dalle stazioni stesse, noi confidiamo che possa avvenire allorquando, ecco, la ripetizione per un periodo più lungo di questi servizi possa allontanare le persone e quindi fare in modo che le stazioni siano non solo percepite ma siano di fatto il luogo dove certi fenomeni non avvengono più. E io posso confermare personalmente che già la stazione di Milano già da oggi vede un dispiegamento di forze di controllo veramente impressionante. Ma da domani, nella pratica, ministro, cosa succede a Milano, per esempio? Ma sono servizi che prevedono servizi interforze, che quindi tendono a valorizzare anche la specializzazione delle singole forze di polizia e della polizia locale. Servizi ad alto impatto, li definiamo noi, in quadranti orari particolarmente sensibili, come sono le ore pomeridiane e serale, quindi con la proiezione verso anche gli orari notturni, in cui si assicura una presenza molto massiccia, appunto, di operatori delle forze di polizia. A Roma abbiamo impiegato in un'unica soluzione fino a 120.000 uomini e questo fa sì, con anche
anche identificazioni di persone, controllo negli esercizi commerciali, controllo di fenomeni che in qualche modo avvengono. Le segnalo per esempio a Roma nei giorni scorsi sono state ben 4 le persone denunziate, in alcuni casi sono state rintracciate presso la stazione persone che erano state destinatarie di provvedimenti di natura penale per altri episodi e quindi sono state rintracciate e denunziate, in qualche caso anche arrestate. Quindi servono in qualche modo a passare a setaccio, diciamo così, tutto quello che avviene, quindi le stazioni sono luoghi dove al degrado c'è la commistione anche di vere e proprie commissioni di illegalità di vario genere, quindi anche spaccio di droga, atti anche di violenza tra le persone, presenza anche di cittadini stranieri irregolari, quindi l'obiettivo è sotto diverse direzioni cercare di rintracciare questi fenomeni e fare in modo che quindi le stazioni siano sempre più percepite anche da queste persone come il luogo meno sicuro presso i quali stazionare per l'appunto e quindi allontanandosene. Lei ha detto che l'operazione sicurezza riguarderà anche ospedali e quello che ha definito la mala movida. Come farete a presidiare così tanti punti sensibili? Guardi, questi sono obiettivi che noi abbiamo individuato, d'accordo con i vertici delle forze di polizia, che hanno come tratto comune quello di provare ad avvicinare i servizi di polizia ai luoghi più densamente frequentati, dove avvengono più in maniera statisticamente più ricorrente certi fenomeni e quindi che sono avvertiti anche dalla cittadinanza come luoghi che devono essere curati in una maniera particolare. Sono luoghi diversi, quello che lei fa riferimento ai posti di polizia sono i grandi poli ospedalieri che hanno registrato negli ultimi tempi sempre più atti di aggressione agli operatori sanitari, medici ed infermieri e quindi lì c'è Ministro, ed è l'ultima, la interrompo soltanto per sottolineare quello che lei ha appena detto. Questa immagine che stiamo mostrando è di Adelaide Andriani, la 28enne specializzanda aggredita a Udine, era di turno come guardia medica. Dobbiamo cercare di fare sì che queste scene non si possano più vedere. Esatto. Col tempo i presidi di polizia nei pressi degli ospedali erano stati o dismessi o depotenziati, quindi attiveremo un progressivo piano di potenziamento proprio in considerazione di quello che lei ha fatto vedere. Sui luoghi della malavoglia invece adotteremo delle strategie di intervento che sono simili a quelle delle stazioni. Presenze non fisse che quindi prevedono un elevato dispiego di uomini che però non sempre, proprio per la natura fissa dei servizi, riesce a produrre significativi risultati, ma periodici, ripetuti, sistematici, frequenti servizi che possono passare più in maniera più capillare a setaccio quelle zone e quindi intercettare i fenomeni negativi che tanto danno fastidio alle persone. Ministro Penterosi, voglio mostrarle altre immagini. Proprio oggi gli attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato il dito di Catellan in Piazza Affari. Insomma, la minaccia di 5 anni di carcere per danneggiamenti non sembra scoraggiarli. Che altro si può fare? Guardi, proprio questo dimostra che non sempre la sanzione penale riesce ad essere il giusto elemento di deterrenza per il compimento di episodi così odiosi che pure suscitano sentimenti così negativi tra la gente. Noi abbiamo un tavolo aperto con il Ministro Nordio, con i nostri tecnici per un intervento normativo, una riflessione su eventuali necessità di interventi normativi che sia dal punto di vista degli strumenti penali ma sia anche dal punto di vista degli strumenti di sicurezza possano in qualche modo tenere conto di queste situazioni che ultimamente si sono affacciate nella nostra realtà. Sarà quello il luogo dove faremo le giuste considerazioni. Voglio mostrare a lei e ai nostri telespettatori altri numeri. 3.819 sono i migranti sbarcati in Italia a gennaio 2023. Di questi 195 a bordo di navi ONG. Abbiamo avuto un numero record di sbarchi in questi giorni e sono una piccola parte da navi ONG. Ma vediamo insieme cosa è emerso dal processo di Trapani proprio sui rapporti tra ONG e scafisti. Guardiamo. Loro stanno partendo da Sabrata. Quindi domani mattina alle 6? Sì. Le ONG sono in contatto con gli scafisti? È quello che cerca di dimostrare dal 2017 la procura di Trapani. I salvataggi in mare non sarebbero una casualità, ma azioni concordate. È per questo che 21 persone della Jugendrettet, Save the Children e Medici Senza Frontiere sono finite sotto indagine. Go, 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 go!
L'equipaggio della nave Juventa, e la tesi dell'accusa, era a conoscenza del fatto che in mare, oltre ai migranti, ci fossero motoscafi con a bordo persone che agevolano l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani, ovvero gli scafisti. I sospetti nascono da un'intercettazione tra il comandante della nave e la responsabile di Save the Children, Gillian Moyes. I due parlano di ora e luogo preciso, Sabrata, a 76 chilometri a ovest di Tripoli, dalla quale sarebbero partite le barche dei migranti. Loro stanno partendo da Sabrata. Quindi, domani mattina alle 6? Sì. Da Sabrata, partiamo domani. E poco dopo, sulla plancia della nave, si sentirebbe una persona dire: domani facciamo il carico. A riprova del fatto che le ONG cercasse di comunicare con gli scafisti, nei documenti in mano agli investigatori ci sarebbe anche questa email inviata il 29 gennaio del 2017. Uno dei membri dell'associazione umanitaria tedesca scrive a una collega suggerendo di creare un vademecum per i trafficanti da distribuire sotto forma di volantino. Necessità di torciamano sui gommoni, problemi per troppe persone a bordo e l'importanza di non salpare con le onde alte. Secondo la procura di Trapani, l'accordo tra soccorritori e trafficanti per portare sempre più migranti in Italia avrebbe un unico movente, quello economico. Nell'ambito del movente economico, il personale dell'ONG manifesta chiaro e profondo interesse all'immagine esterna mostrata nei confronti dell'opinione pubblica e conseguentemente alle donazioni. Ministro Piantedosi, è per questo che abbiamo visto nel servizio appena andato in onda che il primo decreto del governo del 2023 riguarda proprio le ONG? Per questo e non solo. Le immagini che ha fatto vedere e i dati di cui, che avete esposto riguardano un'indagine specifica che è in corso presso gli uffici giudiziari di Trapani, ma le potete citarne degli altri. C'è un altro analogo a Ragusa. Lo stesso processo a carico dell'ex ministro dell'Interno Salvini in qualche modo ci ha posto il problema di alcuni elementi indiziari di un qualche collegamento tra le ONG e i trafficanti di uomini. Io non voglio fare valutazioni che competeranno all'autorità giudiziaria circa le motivazioni e la concretezza di questi rapporti. Sicuramente per noi ce n'è quanto basta per vivere l'aspirazione e il dovere di dover essere presenti noi lì con le nostre forze per i veri salvataggi. I salvataggi, vede, sono quelli che sono nella filosofia originaria del diritto internazionale del mare. Salvataggio prevede che una persona, un naufrago, assuma queste condizioni nel momento, in un momento specifico, del tutto contingente, c'è qualcuno che sia pronto a salvarlo nell'occasione. Ma non certo si deve trasporre questo concetto per ricerche sistematiche di persone che partono già sapendo di doversi mettere nella condizione di naufragio. Quindi proprio per questo siamo partiti e del resto i dati che voi avete dato, peraltro dati complessivi molto parziali che riguardavano degli arrivi che si sono sostanziati soprattutto nella prima settimana di questo mese, ma che si sono per il momento assestati per motivazioni del tutto congiunturali, del tutto del momento, e fanno segnare che abbiamo ridotto il numero delle persone che ci vengono portate dall'ONG senza che questo sia andato a detrimento del salvataggio delle persone. Quindi questa è la strada giusta, noi dovremo proseguire su questa strada. Certo. Per il momento abbiamo ridotto le persone che vengono portate dall'ONG, ma contiamo prima o poi di avere risultati complessivi molto significativi. Senta, durante l'ultima udienza del processo Giuseppe Conte ha scaricato tutte le responsabilità su Salvini. Ha detto la verità? Guardi, direttore, io su questo processo mi risulta essere citato nella lista dei testimoni e che quindi probabilmente andrò, peraltro mi troverò a farlo in una veste particolare sopravvenuta di Ministro dell'Interno, andrò a rendere testimonianza. Mi consentirà in quella sede di dire la versione dei fatti che mi risulta, quindi per il momento mi consentirà di non incidere in maniera inappropriata di quello che è lo svolgimento di questo processo fino a questo momento. Capisco perfettamente. E però Minniti, che è stato suo predecessore, dice che il giro dei porti non è risolutivo, è una tattica senza strategia, leggo testualmente, senza visione. A Minniti risponde. Sicuramente, ma non credo che diciamo cose differenti. Noi non abbiamo mai immaginato che la tattica della
del rigore, insomma, intorno, che ruota intorno alle le misure che abbiamo preso per la gestione dei porti, sia risolutive del fenomeno dell'immigrazione irregolare. Minniti fa riferimento, l'ho letto anche io, alla necessità che si assumano accordi con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori che possano essere risolutivi in maniera definitiva, radicale, insomma, di questo fenomeno. Le segnalo che proprio domani io parto con un tour, diciamo, verso questi paesi, c'è stato già il ministro Tajani che mi ha anticipato, andrò in Turchia, in settimana saremo insieme col ministro degli esteri in Tunisia, quanto prima andremo in Libia, quindi siamo nella stessa direzione, diciamo, della traccia segnata dall'ex ministro Minniti, cioè contiamo di avere rapporti con questi paesi sotto varie direzioni, intensificazione della cooperazione operativa di polizia e quant'altro, sostegno a questi paesi, offerta di flussi, canali di flussi regolari d'ingresso che possano nel tempo portare alla soluzione migliore di questo problema. Non è un qualcosa che si risolve in pochi giorni, ma confidiamo attraverso proprio queste prime iniziative che stiamo assumendo e che porteremo a concretezza già a partire dalla prossima settimana, confidiamo quanto prima di marcare risultati che siano tangibili e significativi. Ministro Pantelosi, leggiamo sui giornali che all'interno della maggioranza cominciano ad esserci diverse tensioni. Lei che partecipa a tutti i consigli dei ministri, come vede la situazione? Che atmosfera, che mood sente? Guardi, questa è una delle tante cose su cui personalmente registro una totale divaricazione da quelli che sono i fatti a cui assisto, che mi risultano, e poi i retroscena riportati giornalisticamente. Non è colpa dei giornalisti, sia chiaro, non voglio dire questo. Io assisto ad un clima in Consiglio dei Ministri che è di totale unanimità di ispirazioni, condivisioni di discussioni, di decisioni che sono state prese. Non c'è stata una decisione sinora presa in Consiglio dei Ministri che non sia stata improntata a ciò e che non sia stata presa all'unanimità dei partecipanti. Questo è quello che secondo me conta, tutto il resto fa parte appunto del retroscena. Io credo che se queste sono le condizioni, il governo Meloni, Presidente Meloni, si prenota a governare non solo questi 5 anni ma anche i 5 anni successivi. Sempre a proposito di clima e di atmosfera, le faccio questa ultima domanda. Tra rincari, taglio del reddito di cittadinanza, lei è napoletano, probabilmente ha il polso della situazione in una città particolarmente colpita da questo provvedimento. Teme che la tensione sociale possa in qualche modo degenerare? Guardi, gli elementi di difficoltà economica sono elementi che questo governo ha trovato per una congiuntura particolare e per decisioni assunte dai governi precedenti. Credo vada dato atto al governo Meloni di avere in pochissime settimane adottato una legge di bilancio con tutte le difficoltà del caso, una legge di bilancio che tutti profetizzavano potesse destare chissà quali scossoni sui mercati finanziari, problema con l'Europa, invece è andata come è andata, e quindi stiamo navigando su un mare assolutamente piatto. Certo, il reddito di cittadinanza, anche questo credo che sia sovrastimato la possibilità di incidenza su quelle che possono essere le ripercussioni su tensioni sociali, perché per il momento il governo si è limitato a porre in discussione quella parte che riguarda le persone occupabili al lavoro, che per l'appunto, se sollecitate a trovare sfogo sul mercato del lavoro, potranno contribuire al rilancio economico del Paese e quindi al superamento della difficoltà economica del Paese. Quindi io le dico, dal mio angolo di osservazione, non registro particolari elementi di tensioni sociali e di preoccupazione. Certo che da Ministro dell'Interno responsabilmente devo mantenere sempre alto un monitoraggio e un'attenzione su questi fenomeni che sicuramente potrebbero anche in prosieguo presentarsi. Ministro Pantelosi, io la ringrazio di averci dedicato il suo tempo, di essere stato nella Zona Bianca questa sera. L'aspetto ancora e presto qui da noi. Le auguro buon lavoro, Ministro. Grazie ancora. Grazie a lei, grazie agli telespettatori. Grazie. Grazie, signor Ministro. Lo sconto sul mancato taglio delle accise sulla benzina ha portato il governo a riaprire uno spiraglio per il futuro, ma le acque restano un po'.